audio dell'inchiesta. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha parlato davanti al Consiglio in una seduta straordinaria infuocata in municipio a Mestre. Gruppi dell'opposizione compatti nel chiedere le dimissioni del sindaco e dell'intera giunta, scontro con la maggioranza, mentre Fratelli d'Italia e Lega confermano l'appoggio, si deve andare avanti. Fuori e dentro il Consiglio, striscioni e cartelli e urla più volte Brugnaro, interrotto durante il suo discorso, via Palazzo gremita di associazioni, comitati e cittadini. Si terranno mercoledì 7 agosto alle 9 a Campalto i funerali di Linda Zennaro, la ventenne morta la notte del Redentore al Lido di Venezia. Nel pomeriggio la notizia dell'autorizzazione della Procura di Venezia. Primo weekend d'agosto da Bollino Rosso, dalla centrale operativa di Cave con la poistrada di Venezia, i controlli per l'inizio del grande esodo verso le strade del mare, previsti 700.000 veicoli in transito. Una via di Jesolo dedicata alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, la nuova strada compare già nello stradario della città, l'intitolazione proposta dall'amministrazione. L'argento conquistato dalla veneziana Martina Favaretto nel fioretto a squadra alle Olimpiadi di Parigi ha fatto esultare un'intera comunità, il ringraziamento del primo cittadino di Noale all'atleta di Cave. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Cominciamo subito con le notizie, perché per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha parlato davanti al Consiglio in una seduta straordinaria infuocata a Mestre. Io faccio un appello a me stesso. Luigi, tieni duro, personalmente, perché è difficile. Convengo qua a fare il fanfarone, non è facile, con la gente che ti urla dietro. Luigi Brugnaro non si dimette. Per la prima volta dallo scoppio dell'inchiesta che ha travolto l'amministrazione comunale, il sindaco di Venezia parla davanti al Consiglio. Parla mentre fuori il municipio di Mestre è blindato da un cordone di forze dell'ordine e circondato da centinaia di manifestanti che chiedono a gran voce le sue dimissioni. Ma c'è tanta gente che mi conosce da tanti anni, sono 63 anni, non ho mai rubato lo stuzzicadente. Ma dico, ma una domanda se la farà un attimo, dopo aver architettato che qua è un sistema malavitoso. Tra le poche persone cui per limiti di spazio è stato concesso l'ingresso in municipio, diverse commenteranno polemicamente tutto l'intervento del primo cittadino. Brugnaro afferma di non avere ancora ricevuto documenti delle indagini. Le notizie le ha prese dai media e le giustifica una per una, a partire dai rapporti con il magnate Ching e la vendita dei pili. Ad aprile 2016 ho incontrato a Caffarsetti Mr. Ching, che risulta essere uno degli uomini più ricchi di Singapore, rappresentante di un gruppo quotato alla borsa di Singapore, ed era interessato, per il tramite operativo suo italiano del dottor Lotti, ad acquistare degli immobili a Venezia. Vedendo la mappa della città, è stato lo stesso Mr. Ching a chiedere informazioni sull'area dei Pili, in quanto gli ricordava un'area similare che stava sviluppando a Londra. Quindi le sponsorizzazioni dell'Umana Reyer, la sua squadra di pallacanestro. Non mi sono mai sognato né di aver chiesto una sponsorizzazione per la squadra, né tantomeno mi sono mai sognato di aver dato vantaggi a chi sponsorizzava la squadra. Poi le intercettazioni in cui parla con l'ex assessore Boraso, al momento ancora in carcere. Il mio riferimento, mi stanno domandando a me se tu domandi soldi, lo spiego perché ero molto arrabbiato e nel dubbio, anche per provocarlo e vedere come avrebbe reagito, volevo capire se fosse uscito qualcosa di più. Mai e poi mai avrei anche solo lontanamente immaginato una tale situazione. In un secondo intervento più a braccio, Brugnaro spazia anche su altri argomenti. Momenti di tensione quando chiama in causa l'apprezzamento del consigliere d'opposizione Giovanni Andrea Martini riguardo la protesta con pistoli ad acqua sui turisti usate a Barcellona. Brugnaro si è accommiata citando le dichiarazioni dell'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, da poco uscito dagli arresti domiciliari, col quale aveva fondato la lista elettorale Noi Moderati durante le ultime elezioni politiche. Ho pagato sulla mia pelle un conto salato, perché mi sono opposto a un modello moralistico, giustizialista e pauperistico, impregnato dalla cultura del sospetto verso chi lavora. Alla fine i consiglieri di maggioranza si sono alzati ad applaudire il sindaco, ma il rumore delle contestazioni era evidentemente più forte. Clima tesissimo, dunque l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco e della giunta, ma il centrodestra fa quadrato a sostegno di Brugnaro. Saluto in particolare il signor sindaco, a cui rivolgo in apertura una semplice domanda.
Ma perché lei non viene mai in consiglio comunale? Perché noi non abbiamo mai il piacere di confrontarci con lei? È un confronto serrato quello che si consuma tra maggioranza e opposizione al Consiglio Comunale Straordinario di Venezia, convocato dopo lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria che ha scosso l'amministrazione. Un confronto che ribadisce con forza e ancora una volta la spaccatura profonda che divide due idee di città e di politica. Qui siamo pieni, siamo immersi in un conflitto di interessi che sta travolgendo la macchina amministrativa del Comune di Venezia. Non era mai successo! Io ho sentito un sindaco che ancora oggi dice, proprio platealmente, che ha, ad esempio, accolto un investitore straniero a casa sua con il capo di gabinetto, vice capo di gabinetto che era l'amministratore della società che si occupava dei pili, il nuovo amministratore della società dei pili, quant'altro, a casa sua per parlare di investimenti. La magistratura l'ha detto con una certa gentilezza finora e noi non possiamo, come dire, far finta di non cogliere il vero messaggio, che è il ripristino di un meccanismo totale di trasparenza e di legalità. Allo scoppio dell'inchiesta, politicamente, gli occhi erano puntati sull'atteggiamento che avrebbero assunto gli alleati della lista Brugnaro. I partiti del centrodestra veneziani hanno ribadito il proprio pieno appoggio al sindaco, un appoggio entusiastico nel caso della Lega. Le dono la tessera onoraria della Lega, perché essere della Lega mi ha insegnato che quando si sbaglia nell'attività amministrativa, i primi di cui si deve avere paura sono quelli del mio partito. Dobbiamo continuare a rappresentare quel voto popolare che ci hanno assegnato, ognuno con le proprie posizioni, chi ha maggioranza, chi ha l'opposizione. Non è cosa avete fatto, il tema è come lo avete fatto. Che ci sia un sistema, non lo diciamo noi, e mi riferisco anche ai consiglieri che ci hanno che mi ha preceduto. Il sistema Brugnaro è stato detto, sono gli organi inquirenti hanno detto che in questa città c'è un sistema Brugnaro nel portare avanti le questioni. Quando si scende nel dettaglio, inevitabilmente il dibattito si sviluppa anche attorno all'arresto dell'assessore Boraso e alle intercettazioni tra lui e il sindaco. E il sindaco ha fatto finta di niente, anzi insomma ha dato di fatto del mariuolo a Boraso e lavandosi le mani, ecco, di tutto quello che è accaduto in questi anni, quando invece da quanto è emerso dall'inchiesta sappiamo che quantomeno dei dubbi ce li aveva e per questo avrebbe dovuto cacciare immediatamente l'assessore. Boraso si è dimesso, giustamente, ha fatto una scelta giusta, ha stupito tutti noi naturalmente le notizie che sono uscite, quello che leggiamo. Lo leggete anche voi dalla stampa e adesso si difenderà lui nelle sedi opportune. Nella maggioranza Fratelli d'Italia era stato il partito che aveva chiesto chiarimenti al sindaco sul futuro dei vertici delle società partecipate dal comune coinvolte nell'inchiesta. Adesso aspetteremo a vedere anche quelli che sono gli interventi che il sindaco intende fare. Noi quello che preme a Fratelli d'Italia è che la macchina amministrativa non si fermi. Durante il Consiglio centinaia di persone hanno manifestato davanti al municipio chiedendo le dimissioni del sindaco. Via Palazzo è gremita. Circondato da un ampio dispiegamento di forze dell'ordine, il municipio di Mestre è pacificamente cinto d'assedio da centinaia di persone. Cori e striscioni chiedono le dimissioni di Brugnaro e della sua giunta, ma a momenti di tensione non ce ne sono. Accanto a gruppi più organizzati, ad associazioni e comitati, ci sono anche diverse persone che raramente prendono parte a manifestazioni. La convocazione del Consiglio Comunale straordinario dopo l'inchiesta della Procura di Venezia, la mattina di un giorno feriale, avrebbe potuto scoraggiare la partecipazione. Invece a Mestre protesta più gente che a Venezia. Ma siamo qua per dire che non siamo d'accordo con questa gestione della cosa pubblica. Sono venuto qui perché mi sembra la cosa più giusta da fare dopo 9 anni che siamo qua a soffrire, a svendere Venezia. Perché dovrebbe dare le dimissioni? Sì. Perché le prove e le dimostrazioni che ci sia un sistema che è più interessato all'interesse privato proprio, a danno proprio dell'interesse e del bene pubblico, sono evidenti. Il grande conflitto di interessi che c'è tra il Brugnaro, imprenditore dai vasti orizzonti, e il Brugnaro amministratore, credo sia sotto gli occhi di tutti. Si metterà a
fare la vittima di una situazione, di un complotto probabilmente, chi lo sa. C'è un sistema corrotto e una giunta senza dignità che per noi vanno cacciati. In un angolo ci sono anche alcuni sostenitori del sindaco, capitanati dal presidente della municipalità di Chirignago e Zelarino, Francesco Tagliapietra. Non c'è solo una fazione, ma c'è la città. Noi facciamo parte della città che è vicina a Luigi Brugnaro. Lui ha diritto di stare per conto mio. Dopo, se ha sbagliato, io le do fuoco prima io. E a proposito dell'inchiesta di Venezia, dobbiamo dare conto di una doverosa rettifica. In un servizio andato in onda nei telegiornali di ieri e relativo alle decisioni del Tribunale del Riesame per un errore dovuto a omonimia, è stata mandata in onda la foto del dottor Marco Rossini, residente a Montebelluna, che nulla a che fare con la vicenda di Venezia, anziché quella di Marco Rossini, residente a Mogliano Veneto, coinvolto invece nel procedimento penale. Ci scusiamo dunque con il dottor Rossini di Montebelluna per l'errore nel servizio. E noi continuiamo con la cronaca. In anteprima vi illustriamo alcune delle novità più significative presenti nel piano che verrà presentato lunedì per correre ai ripari dopo i tagli alle linee di navigazione in questi ultimi giorni. Vediamo. Ecco, in anteprima, alcuni dei punti più salienti che verranno presentati ufficialmente lunedì per la riorganizzazione delle linee CTV di navigazione a Venezia. Saranno ripristinate in determinate fasce orarie le linee balneari di navigazione 8, 10 e 18 garantite da CTV anche grazie all'affidamento a un privato come Aria Luna. L'obiettivo è quello di essere operativi con questi cambiamenti già dalla prossima settimana o comunque entro pochi giorni, garantendo magari un minor numero di corse, purché queste siano certe. Ecco, in sintesi, la novità più significativa che sarà presentata lunedì dal gruppo AVM-CTV, come annunciato oggi dal sindaco, in virtù della riorganizzazione affidata su mandato dell'amministrazione comunale, dopo le criticità emerse negli ultimi giorni. Picchi di assenze, secondo l'azienda, tra malattie, permessi, ferie e in qualche caso anche il blocco degli straordinari, come riferito da SGB, hanno messo in queste settimane a dura prova il servizio di linea. Ma ora si vuole ripartire correndo ai ripari e inserendo le linee aggiuntive, pur con una modalità diversa. Si terranno mercoledì 7 agosto alle 9 a Campalto, nella chiesa dei Santi Martino e Benedetto, i funerali di Linda Zennaro, la ventenne morta la notte del Redentore al Lido di Venezia dopo un tuffo, con il malore che ad oggi resta la causa più probabile del decesso. Dopo tanti rinvii, nel primo pomeriggio odierno la notizia dell'autorizzazione per l'ultimo saluto disposta dalla Procura di Venezia. La polizia di Padova ha fermato due ladri che ne approfittavano per svaligiare le case lasciate vuote. Furto sventato nella notte tra giovedì e venerdì in via Santa Lucia dalla polizia di Padova. Il periodo di ferie con molti padovani lontani dalla città è terreno per i cosiddetti topi d'appartamento, predoni che si intrufolano nelle abitazioni. La polizia, allertata da un residente che riferiva di alcuni rumori nel vano scale, giunta sul posto con due volanti, ha bloccato subito le uscite dello stabile. Due agenti, intanto, sono entrati e hanno iniziato a controllare le serrature, notando all'ultimo di tre piani una porta forzata. Nel frattempo, i colleghi rimasti al piano terra hanno notato che i cavi elettrici erano stati tranciati per mettere fuori uso i sistemi d'allarme. Gli agenti all'ultimo piano hanno inoltre notato un lucernaio che conduce al tetto dello stabile, forzato ed aperto. Arrivati anche loro sul tetto, hanno notato due ombre che tentavano di nascondersi. Erano i due ladri, con ancora i guanti da lavoro addosso. I poliziotti li hanno fermati e portati nell'androne dello stabile, perquisiti. Nel loro zaino c'erano due cacciavite e una cesoia con cui, con tutta probabilità, hanno tagliato i cavi dell'elettricità. I due sono stati portati in questura ed identificati. Sono un 55enne e un 35enne di Mestre e Marghera, già noti alle forze dell'ordine, con condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona.
Ladri dunque veneziani che agivano in quel di Padova. Roberto Rinaldo di Concordia Sagittaria avrebbe compiuto 54 anni il prossimo ottobre. Ha perso la vita nello scontro frontale con un tir mentre a bordo della sua Fiat Punto viaggiava nella direzione opposta. La tragedia ieri sera verso le 18.30 lungo via Triestina a Mazzolada di Portogruaro mentre stava rincasando dal lavoro. Sul posto per i rilievi i carabinieri con i vigili del fuoco arrivati da Portogruaro che hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato il 53enne rimasto incastrato con l'auto sotto al tir. Purtroppo, nonostante i soccorsi del SUEM, il medico ha solo potuto constatarne il decesso, conseguenze lievi per il conducente del mezzo pesante. Rimaniamo sulle strade per il primo weekend d'agosto da Bollino Rosso. Dalla centrale operativa di CAV e con la Polstrada di Venezia abbiamo seguito l'inizio del grande esodo estivo. Centro operativo dalla Verona 3, che mi aggiorna sulle condizioni del traffico, la mia posizione è Villa Bona, Barriera, direzione Padova. A bordo della Tesla elettrica della Polstrada di Venezia, l'unica in tutta Italia ad averla in dotazione, abbiamo seguito in mattinata i controlli lungo lo snodo tra Padova e Mestre di questo primo weekend d'agosto definito da traffico intenso. Questo è il primo weekend di agosto contrassegnato da un traffico intenso appunto da Bollino Rosso. La concessionaria CAV prevede il transito di circa 700.000 veicoli nel fine settimana nello snodo tra Padova e Mestre e soprattutto in direzione Trieste sul litorale verso le mete turistiche. E sabato si replica. Sì, buongiorno. Altra giornata da Bollino Rosso. Le raccomandazioni della Polizia Stradale. L'importante è il comportamento durante il viaggio. Durante il viaggio bisogna rispettare le norme comuni di prudenza, ma soprattutto allacciare la cintura, anche nei sedili posteriori, molti non sanno che è obbligatoria, rispettare le distanze di sicurezza, mantenere una velocità commisurata alle condizioni di quel momento del traffico e anche della situazione della strada, impegnare la corsia di destra, che poi è la corsia ordinaria, quella della terza corsia solo per le manovre di sorpasso e fermarsi ai primi cenni di sonnolenza. Ma non basta, i consigli contro i ladri delle aree di servizio dove è necessario prestare la massima attenzione. Bisogna fare molta attenzione a non lasciare oggetti di valore, soprattutto assicurarsi di aver chiuso bene il veicolo. In ogni caso la Polizia Stradale ha organizzato dei servizi in borghese con le squadre di polizia giudiziaria proprio per prevenire e per reprimere il fenomeno. Continua la mobilitazione dei cittadini per chiedere un miglioramento della sanità veneziana, soprattutto nelle isole. Dopo le circa 4.000 firme raccolte in 10 giorni, non si ferma la mobilitazione cittadina per chiedere un potenziamento della sanità per il centro storico di Venezia e le isole. Il gruppo delle mamme è stato ricevuto prima dall'assessore alla sanità veneta Manuela Ranzarin, poi anche dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e dalla Commissione regionale Sanità. Le risposte avute non sono state giudicate soddisfacenti dai genitori, perciò il gruppo mamme è pronto a tornare alla carica studiando sorprese, anche approfittando della ribalta mondiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma a Lido dal 28 agosto al 7 settembre, la portavoce delle mamme Francesca Cracolici. Siamo rimaste particolarmente deluse da quanto riportatoci dalla Presidente della Quinta Commissione regionale, la quale ha semplicemente detto che hanno avuto altri impegni e pertanto non hanno preso in considerazione le nostre richieste e che lo faranno in futuro. Di contro i consiglieri di minoranza invece hanno portato dati a favore dello spopolamento di Venezia e hanno riportato che sono state fatte due mozioni per poter convertire Venezia Venezia e le isole in zone disagiatissime, che sono state entrambe bocciate dalla maggioranza e ad oggi si hanno richiesto un nuovo impegno per portare a compimento questa modifica. Mezzo milione di firme contro la legge sull'autonomia differenziata raccolte in appena una settimana dalla CGIL per chiederne l'abrogazione.
Sono state superate le 500.000 firme per il referendum abrogativo legato all'abrogazione della legge Calderoli. Mezzo milione di firme per abrogare la legge sull'autonomia differenziata arrivate alla piattaforma CGIL tramite SPID e raccolte in pochi giorni a partire dallo scorso 26 luglio. È un grande risultato, ma non è sufficiente. Noi continueremo a raccogliere firme nei banchetti, nei mercati, alle feste per spiegare alle persone perché questo provvedimento è sbagliato. Lo facciamo assieme a tutti i componenti delle associazioni della Via Maestra, a molte altre associazioni e ai partiti, perché pensiamo che questo provvedimento non dia risposte concrete alle persone che rappresentiamo. In Veneto la raccolta firme continuerà per tutta l'estate tramite banchetti in tutti i comuni del territorio. Una nuova via di Jesolo dedicata alla giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. La strada sorge all'interno del comparto La Campana, fra molte altre grandi autrici come Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Virginia Woolf e Agatha Christie. Via Oriana Fallaci si trova in un nuovo quartiere residenziale. L'intitolazione è avvenuta su proposta dell'amministrazione. E ora lo sport, con l'argento conquistato dalla veneziana Martina Favaretto nel fioretto a squadre alle Olimpiadi di Parigi, che ha fatto esultare un'intera comunità. Il ringraziamento del primo cittadino di Noale. Il comune di Noale sogna e si riempie di orgoglio per la medaglia d'argento conquistata da Martina Favaretto e dalle sue compagne alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel fioretto a squadre. È la prima medaglia veneziana di questa spedizione francese a cinque cerchi che arriva dallo scherma. La città aspetta il suo ritorno per il meritato tripudio. Il ringraziamento del sindaco di Noale, Stefano Sorino, all'atleta azzurra. Un grazie di cuore a Martina Favaretto e alle sue compagne di squadra per la meravigliosa medaglia olimpica ottenuta. Martina, sei l'orgoglio dei noalesi, sei l'orgoglio della città di Noale che ti aspetta. Ieri ci hai fatto sognare davvero, è stato un percorso meraviglioso, ci hai tenuto attaccato allo schermo per tutta la gara. Noale è davvero davvero fiera di te, sei stata meravigliosa e hai tenuto alto il nome del nostro paese. Noi ti aspettiamo. Ora si prepara la festa. E tu sei un esempio per tutti noi. Ancora grazie, grazie di cuore. Questa, io mi auguro, sarà veramente una delle tante medaglie che tu potrai regalarci. Noi saremo sempre a tifare per te. Si chiude così il telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata e arrivederci.